Buongiorno a tutti. È un particolare piacere per noi essere qui perché guardiamo finalmente delle persone con cui è necessario che noi ci confrontiamo e con i quali è necessario compiere un percorso insieme. Ho il sospetto che probabilmente non abbiate incrociato la soprintendenza spesso nel percorso di referenti della biblioteca scolastica, eppure credo che potrebbe farci enormemente bene, a parte il fatto della necessità prevista dalla normativa. È per noi un particolare piacere essere qui perché la biblioteca, qualcosa che conosciamo tutti e che è una risorsa di tutti, un patrimonio, un servizio, una rete, una comunità, è qualcosa che fa necessariamente crescere. Se qui parliamo di competenze, parliamo delle competenze duplici, viste da due lati: quella di chi si occupa della biblioteca, che deve essere formato. È una persona con competenze didattiche indubbiamente e deve avere anche competenze bibliografiche e deve averle lungo tutto il suo percorso lavorativo. Dall'altra parte però ci sono le competenze che devono acquisire i giovani, i più giovani, i piccolissimi, i bambini, gli adolescenti che quella biblioteca dovrebbero frequentare assiduamente e dovrebbero frequentare con piacere, perché è il piacere che bisogna portare avanti per questa comunità. E questo piacere è fatto di competenze, di lettura e di ricerca, perché è lì che si aiuta la famiglia, l'insegnante a costruire il piacere della lettura, il piacere della ricerca, con delle risorse che sono aggiornate e sono di qualità. E se sono di qualità aggiornate è perché quella persona che si occupa della biblioteca, che non posso chiamare bibliotecario scolastico perché purtroppo questa figura non è prevista ed è un vulnus, lo sappiamo tutti. Questa persona però si occupa a monte di creare quel patrimonio, di intervenire su quello che già trova e di formarlo. Nel momento stesso in cui acquisisce una risorsa, sta già pensando ad un'eventuale selezione futura, sta pensando ad un investimento e ad una creazione di competenze, sta pensando che in quella comunità di lettura, di ricerca, di persone, in quella comunità complessa, deve avere una serie di risorse che è l'aggettivo scolastica che gli impone. È un aggettivo, per noi che ci occupiamo di biblioteche costantemente, è un aggettivo che schiude un universo intero, perché se io mi occupo di biblioteca scolastica, io devo cercare di rispondere a quel documento bellissimo che è il manifesto IFLA, con tutte le difficoltà che ciascuno di noi incontra quotidianamente. Quel testo è perfetto virtualmente, ma noi lo dobbiamo calare nella realtà, in una realtà in cui dobbiamo cercare spazi accoglienti, puliti, gradevoli, arredi che rispondano all'accoglienza di questa comunità, orari, forze, risorse materiali, che siano monografie o periodici a stampa oppure digitali. Dobbiamo fornire quel servizio che è la descrizione della risorsa. Cataloghiamo perché abbiamo fatto corsi, perché ci hanno formato, perché utilizziamo quell'applicativo, lo sappiamo usare bene perché ci hanno formato. Ecco, entrano di nuovo in gioco le competenze, quelle competenze necessarie. Ci sentiamo parte di quella comunità scolastica, cioè siamo davvero una voce necessaria che parla ed è ascoltata da tutto il gruppo dei docenti e della scuola. Siamo una voce che, se ha un dubbio, si interfaccia magari con coloro che possono rispondere, come la soprintendenza, ad esempio, perché se a un certo punto io devo scartare o devo prima acquistare, io sto rispondendo ad un documento che ho chiaro nella mia testa e magari ho messo giù nero su bianco, che è una carta delle collezioni della mia scuola rispetto alla missione che ha la scuola, che quindi è la mia biblioteca, rispetto a quella comunità di riferimento che già per definizione è mutevole, ma ancora di più se si tratta dei più giovani, è mutevole sotto tanti, tanti punti di vista.
Ecco, ho pensato magari di parlare con la soprintendenza perché potrebbe essere il mio alleato e dico deve essere il mio alleato perché dobbiamo pensare a un percorso insieme, un percorso in cui possiamo offrire dei servizi a questa comunità duplice di coloro che lavorano nella biblioteca e di coloro che dovrebbero servirsene quotidianamente con piacere. Ecco, io mi fermo con questa mezza domanda e passo la parola al mio dirigente. Grazie Enza, buongiorno a tutti, ringrazio per l'invito che per noi, ente di tutela rispetto alle biblioteche scolastiche, ente di tutela rispetto al patrimonio archivistico e bibliografico di tutti gli enti pubblici lombardi, e stiamo parlando di un numero complessivo di quasi 17.000 enti pubblici vigilati, dei quali quasi 9.000 sono istituzioni scolastiche statali e non statali. Per noi è un'occasione straordinaria di consolidare, mi piace dire, non è solo un momento di partenza operativo di un percorso strategico di collaborazione con gli interlocutori che oggi ci ospitano, ma di consolidare un patto e un'alleanza che è il presupposto su cui l'efficacia dell'azione di tutela si fonda. Io comincio col dare qualche numero per condividere con la comunità professionale, istituzionale, scientifica qui presente la dimensione critica del problema, che evidentemente è un tema culturale, di cultura sì, istituzionale anche e non solo, perché non è un'isola il tema delle biblioteche scolastiche nel contesto dei ragionamenti sul patrimonio scolastico e sulla relazione fra patrimonio delle istituzioni scolastiche e apprendimento significativo come risultato atteso dell'erogazione del servizio. In Lombardia ci sono 8.970 istituzioni scolastiche, dati Ufficio Scolastico Regionale. Di queste 8.970 istituzioni scolastiche, nel corso del 2023, siamo quasi alla fine del 2023, soltanto tre istituzioni scolastiche hanno interagito con l'ente di tutela con riferimento alle proprie biblioteche. E soltanto 40, ripeto, su 8.970 hanno interagito con l'ente di tutela con riferimento al proprio archivio. Poi mi vorrete consentire un passaggio rapido rispetto alla definizione del confine, non sempre chiaro, e in un'epoca nell'era della transizione digitale a volte impossibile da tracciare nettamente fra archivio e biblioteca scolastica, poi mi consentirete un affondo con riferimento a questo. Allora, se i numeri sono questi e siamo in Lombardia, territorio in cui la tradizione del rapporto con l'ente di tutela è consolidata perché deriva da un grandissimo lavoro che è stato svolto negli anni anche da Regione, perché la funzione della tutela bibliografica è nuova, è di recente, sono quasi 10 anni, ma di recente è ritornata nell'alveo dell'esercizio statale, aggiungendosi all'esercizio della funzione di tutela bibliografica in capo alle ex soprintendenze archivistiche, che sono diventate soprintendenze archivistiche e bibliografiche. In Lombardia, in passato, c'è stata e c'è una tradizione molto forte, una consapevolezza di questi processi. Eppure, nonostante questo, i numeri sono quelli che vi ho raccontato. C'è un tema di responsabilità anche sul fronte dell'ente di tutela, che all'interno della comunità non si partecipa a un consesso di questo tipo, per come interpreto la mia funzione, per raccontare quanto uno faccia o quanto uno valga o quanto uno sia bravo. Non siamo qui a raccontarci, siamo qui a mettere a fuoco le questioni critiche, ad individuare soluzioni di miglioramento. Allora, sicuramente c'è un tema di debolezza dal punto di vista delle forze, della capacità di incidere dell'ente di tutela, uno perché la funzione in capo alle soprintendenze è nuova, è relativamente recente,
e non è accompagnata, cioè è stata attribuita la funzione, come spesso si fa quando si innovano i perimetri di azione istituzionale, senza attribuire le forze necessarie a sostenerla, e questo è un primo problema. Infatti in molti territori le soprintendenze archivistiche e bibliografiche per l'esercizio della funzione bibliografica hanno messo in piedi accordi con le regioni che avevano, dalle quali hanno ereditato la funzione, per utilizzarne le forze a supporto dello svolgimento delle funzioni. Non è questo il nostro caso. Personalmente ritengo che l'accoppiata funzione tutela archivistica e bibliografica sia un valore aggiunto perché consente di fare una serie di cose. Abbiamo un problema e questo problema lo mettiamo sul tavolo qui anche in questa occasione, di cui sono particolarmente grata, perché dobbiamo darci gli strumenti e definire il percorso per affrontarlo e per farcene carico. Manifesto IFLA è stato già citato, linee guida IFLA conseguenti al manifesto che sviluppano i presupposti. Non starò qui a raccontarvi, a descrivere, a commentare. C'è un passaggio all'interno delle linee guida, che di cui presupposto già nel manifesto, che vede il riferimento alla necessità per le biblioteche scolastiche, e lo fa, le linee guida lo fanno nell'atto di definirle, di avere chiaro paese di riferimento per paese di riferimento il quadro normativo e regolativo all'interno del quale la biblioteca scolastica, come, perdonatemi la parola impropria, ma volutamente impropria, come entità si colloca. Nel caso del nostro paese il contesto, il perimetro normativo è evidentemente quello del Codice dei Beni Culturali. Codice dei Beni Culturali, articolo 10,2, lettera C, sono beni culturali tutte le raccolte bibliografiche appartenenti agli enti pubblici. La scuola, l'istituzione scolastica autonoma, è un ente pubblico e di conseguenza le biblioteche scolastiche sono beni culturali. Questo è il punto di partenza di ogni ulteriore ragionamento possibile, che non esclude giammai la necessità poi di contestualizzare questo patrimonio all'interno della comunità scolastica, all'interno dei processi di gestione dell'autonomia scolastica, nella configurazione dell'istituzione scolastica come comunità di apprendimento, con tutte le sue componenti, con tutte le sue complessità, eccetera, eccetera, eccetera. Ma tutto questo è un insieme di processi organizzativi e quindi di apprendimento a diversi livelli del sistema, che si attivano a partire da un presupposto che è il patrimonio culturale che la biblioteca scolastica rappresenta. Aggiungo un altro riferimento che non di rado, un riferimento normativo e regolativo, che non di rado viene interpretato come, come un libera tutti rispetto alla percezione della biblioteca scolastica in termini di patrimonio culturale, e cioè il regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche, all'articolo 31 del quale si fa riferimento alla non necessarietà, addirittura al divieto dell'iscrizione a inventario dei singoli libri o di comunque di tutti i beni mobili che abbiano un valore inferiore a 200 euro, tra i quali ci sono evidentemente anche libri, però c'è un riferimento. Fatti salvi tra questi quei beni mobili che vengono a costituire un universitas rerum, cioè un'universitas rerum definita dall'articolo 116 del Codice Civile come universalità di beni mobili appartenenti ad una persona con una destinazione unitaria. Se vi andate a vedere in dottrina tutti i commenti al concetto giuridico di universitas rerum, che è risalente tra l'altro nel tempo, l'esempio che sistematicamente ricorre, tra parentesi, ad esempio una biblioteca. Dovrebbe raggiungere tra gli esempi anche gli archivi, ma va benissimo così. Quindi, la biblioteca è un'universitas rerum, ai sensi del Codice Civile, infatti numerosi regolamenti scolastici, regolamenti di singole istituzioni scolastiche attuativi del Regolamento Generale di Contabilità, si fa riferimento a questo passaggio proprio per motivare l'esclusione dell'oggetto biblioteca scolastica dalla non necessarietà dell'iscrizione a inventario, si definisce la biblioteca scolastica come asset patrimoniale vero e proprio dell'istituzione scolastica, con tutto quello,
con tutti gli obblighi di gestione patrimoniale che questo si porta dietro. Questo è il presupposto, quindi è un bene culturale, questo significa che non lo puoi alienare, vendere, scartare, spostare, eliminare, che ogni intervento che fai su quel patrimonio deve essere autorizzato ai sensi dell'articolo 21 del Codice dei beni culturali. Fai una descrizione, fai una catalogazione, fai una digitalizzazione, devi parlare con la sovrintendenza. Capite? È quel numero 3 dal quale sono partita, a quale tipo di problema fa riferimento? Stiamo su questo punto. Quindi i libri che compro per la da destinare alla biblioteca scolastica non sono beni di facile consumo, è patrimonio dell'istituzione che necessita dal punto di vista amministrativo e contabile e quindi di conseguenza dal punto di vista che interessa a noi come presupposto dell'attivazione di processi di apprendimento significativo a fronte dei quali oggi siamo qui a discutere di biblioteche scolastiche nel contesto dell'anno europeo sulle competenze con tutti i documenti che l'Europa ha prodotto sul punto, diventano e hanno ragione di esistere se c'è questo presupposto. Quindi questa è la base della quale dobbiamo essere tutti consapevoli. Senza questa base non ha senso che parliamo di docente bibliotecario scolastico, di docente documentalista, di bibliotecario, di professioni, di competenze, di che cosa stiamo parlando. C'è poi un passaggio ulteriore, mi avvio a concludere, c'è un passaggio ulteriore, a mio avviso particolarmente, due passaggi ulteriori, a mio avviso particolarmente significativi, nelle linee guida IFLA sulle biblioteche scolastiche, la necessità di definire visione, missione delle biblioteche scolastiche e poi il nodo, quella parola bellissima che già ricorreva negli interventi che mi hanno preceduta, che è la parola comunità, sulla quale poi mi permetterò di concludere. Definizione di visione e missione. Quando si parla di definizione di necessità di definire la visione, si richiede uno sguardo, di gettare il cuore oltre l'ostacolo, di guardare avanti e di capire che cosa la biblioteca scolastica ha da diventare. E biblioteca scolastica è legata all'istituzione scolastica con la sua visione di sviluppo, piano triennale dell'offerta formativa, tutti i documenti e tutti gli strumenti di pianificazione strategica propri dell'istituzione scolastica autonoma nell'esercizio della sua autonomia, eccetera. La biblioteca definisce cosa vuole diventare. C'è stato un riferimento prima al tema della transizione digitale, all'atterraggio dei fondi PNRR nelle istituzioni scolastiche, all'allestimento di ambienti di apprendimento innovativi, ma la biblioteca scolastica è un ambiente di apprendimento. Quindi sarebbe molto interessante capire quanti di questi fondi che stanno atterrando sulle istituzioni scolastiche sono utilizzati per ragionare sull'allestimento di ambienti di apprendimento che utilizzano materiali digitali che sono bibliografici ma sono anche archivi e insieme producono archivi, eccetera, eccetera, sarebbe interessante capire cosa stia succedendo. Sarebbe anche interessante capire se quanti e quali di questi fondi del PNRR, per esempio destinati al tema della transizione digitale e destinati agli enti locali, che poi li trasferiscono sulle istituzioni scolastiche che dagli enti locali dipendono dal punto di vista delle infrastrutture e delle strutture che le ospitano, intercettino il tema delle biblioteche scolastiche e degli ambienti di apprendimento anche indirettamente, con le conseguenti sposta la biblioteca, chiudi la biblioteca, metti negli scatoloni i libri, facciamo un ambiente di apprendimento e queste cose le togliamo. Sto molto semplificando, ma per far passare la dimensione dell'emergenza in senso etimologico e in senso proprio effettivo. Stanno succedendo delle cose e se non abbiamo chiaro come definirle e come configurarle all'interno dei processi complessi che non solo abitiamo, ma che come rappresentanti delle pubbliche istituzioni, quali ciascuno di noi è nell'esercizio delle proprie funzioni, rischiamo di perdere il treno e allora abbiamo poco da ragionare sui contenuti delle linee guida IFLA sulle biblioteche scolastiche che favoriscono l'apprendimento, lo sviluppo individuale, la comunità, se ci perdiamo
il presupposto. Quindi sto parlando di patrimonio analogico, di patrimonio digitale, di archivi e di biblioteche. Quando la biblioteca diventa digitale, la dico anche qui semplificando molto perché il tema in realtà è molto complesso, e quando si concorre alla produzione di contenuti che alimentano, che si muovono all'interno di un ambiente di apprendimento digitale, stiamo di fatto parlando di archivi digitali, che sono pubblici, che sono anch'essi beni culturali. Faccio un esempio, e su questo avevamo scritto, avevamo provato a scrivere alle biblioteche scolastiche lombarde nel corso della pandemia. Nel corso della pandemia, l'utilizzo della G Suite per erogare la didattica a distanza ha fatto in modo che abbiamo consegnato a Google quasi 3 anni della storia delle scuole italiane, con tutti i suoi contenuti, i suoi presupposti in termini bibliografici, tradizionalmente intesi, e il suo prodotto in termini di risultati di apprendimento l'abbiamo consegnato a Google. Quella roba lì che abbiamo prodotto, quelle cose che sono successe, sono beni culturali. E le abbiamo consegnate a Google senza colpo ferire, contenti di fare questo. Si poteva fare altro in quel momento? Probabilmente no. Eravamo pronti? Sicuramente no. Avevamo alternative? In quel momento no. Ma mettiamo a fuoco questa dimensione, ed è un tema di competenze del singolo docente, dei dirigenti scolastici, dei genitori, degli studenti. Questo è information skills, questo è competenze chiave per l'apprendimento permanente. Di qui si parte, qui si arriva, e quindi il tema della comunità. E chiudo. La Convenzione di Faro, che è stata ratificata nell'ordinamento nazionale da poco, dopo molto tempo, rispetto alla sua prima redazione, dice una cosa importante. Dice che va bene che nell'ordinamento nazionale sia individuato qualcuno, nel caso di specie le soprintendenze, gli enti di tutela, a cui è demandato il compito di individuare, di dire cosa sia patrimonio culturale e cosa no, in base ai presupposti normativi, e di accompagnarlo, seguirlo, la tutela, tuer, accompagno, guardo con attenzione, sostengo, supporto. Va bene questo, dice la Convenzione di Faro, ma c'è un pezzo in più. È patrimonio ciò in cui la comunità si riconosce, laddove la Convenzione di Faro propone un concetto di comunità come costrutto logico, non come un perimetro definito legato ad un territorio, ad un luogo specifico, che è esattamente, se ci pensiamo, il concetto di comunità proprio delle istituzioni scolastiche e di tutti, come anche dell'università. La scuola, no? Il sistema, la comunità con i vetri trasparenti, se provi a definire dove comincia e dove finisce la comunità scolastica, dove metti il confine? La famiglia è dentro ma è fuori, le istituzioni sono dentro ma sono fuori, il territorio è dentro e fuori. Lo sanno bene quelli che tra voi, tra le persone di scuola, hanno lavorato e lavorano nel contesto dei processi di autovalutazione e di valutazione della qualità del servizio di istruzione, per sapere che definire, no, sempre questo perimetro è una cosa estremamente complessa, ma lì c'è la ricchezza. La Convenzione di Faro recupera questo concetto e dice: è patrimonio culturale quello che è patrimonio culturale per la comunità. E torniamo al tema della cultura, della consapevolezza, della necessità di avere chiaro il punto di partenza, perché altrimenti nessuna definizione di visione, di sviluppo e tantomeno di missione è possibile. Io mi permetto di offrire al tavolo e alla discussione questi spunti, cercheremo di restare con voi per tutta la giornata, perché abbiamo bisogno di accogliere e abbiamo bisogno insieme, tutti insieme, di portare quel numero 3 a 8.970. Grazie.